Presidente, quanto è esportabile il modello Emilia-Romagna in Abruzzo? Siccome noi non siamo fenomeni, ho solo citato alcune politiche che possono essere replicate dall'inglese negli asili nido o l'utilizzo di fondi europei per dare ai sindaci le risorse che servono a fare più posti di nidi o mettere tutti i nidi delle aree interne montane gratis come stiamo facendo, o al trasporto pubblico locale, che però questo già D'Amico lo vuole fare e forse ci supererà anche quando diventerà presidente, perché è giusto premiare coloro che rinunciano al mezzo privato che inquina quando se lo possono permettere per andare e tornare a scuola, da scuola o dal lavoro anche gratuitamente. Così come raccontavo gli investimenti sul turismo, i lungomari, insomma politiche che poi generano anche grandi investimenti privati. Ad esempio noi abbiamo concesso tutte le tratte dei treni regionali a un privato attraverso gara pubblica, in cambio però di un investimento vicino al miliardo di euro che ci ha permesso di avere oltre 100 treni tutti rinnovati, che oggi sono la flotta più giovane d'Europa. E noi, mentre molte regioni diminuiscono il trasporto pubblico locale di pendolari, di turisti sui treni regionali, noi lo stiamo aumentando vorticosamente. Ma in generale nessuno deve insegnare agli altri e non c'è nessuno. Io in 9 anni non ho mai usato la parola modello per l'Emilia-Romagna, perché non voglio ergermi sul piedistallo. Certo, ci sono politiche che possono fare la differenza, e se oggi noi siamo, come la Presidente Meloni ha detto, la locomotiva del Paese, e anche perché tutti insieme, col mondo del lavoro, dell'impresa, dell'università, eccetera, eccetera, abbiamo fatto politiche che ci stanno dando anche molte soddisfazioni. Qui c'è un ottimo candidato, una personalità straordinaria, persino civica, no? Che non è solo appartenente ai partiti, e che ha già dimostrato per le sue qualità, in particolare in campo accademico, che tipo di profilo straordinario possa essere. C'è un PD che ha fatto fino in fondo il suo mestiere, che è quello di allargare una coalizione e di proporre una candidatura assolutamente autorevole per cercare di tornare a vincere. Luciano D'Amico, per il centrodestra il suo è solo uno slogan elettorale, a meno che non spiega a chi ci sta ascoltando e chi ci sta guardando come si fa ad entrare nel trasporto pubblico gratuitamente. Semplicemente non facendo fare più biglietti, mi verrebbe da dire, però in realtà la spiegazione vera è questa: la regione Abruzzo oggi, grazie ai contributi e fondi ministeriali, investe circa 200 milioni l'anno per sovvenzionare il trasporto pubblico locale. I ricavi da bigliettazione dell'urbano, extraurbano, su gomma, su ferro ammontano a 29 milioni. Noi riteniamo che, come manovra per realizzare una transizione ecologica, ridurre l'uso del mezzo privato a favore del pubblico, come manovra di equità e di giustizia sociale, consentire agli studenti, ai pendolari, ai lavoratori, consentire alle fasce economicamente più svantaggiate di avere il diritto alla mobilità senza dover pagare, noi riteniamo che anche per ricucire la frattura fra aree interne e zone costiere, riteniamo che sia necessario trovare una copertura a questi 29 milioni e consentire a tutte le abruzzesi e gli abruzzesi di viaggiare gratuitamente. Come fare? Una parte dei fondi la troveremo eliminando i costi di bigliettazione, verifica e controllo. Un'altra parte la troveremo chiedendo, come si fa in tutta Italia, ai concessionari un progressivo recupero di efficienza. Un'altra parte la troveremo facendo una revisione della spesa su un bilancio di 4 miliardi e 800 milioni. Riteniamo che sia una cosa giusta. Non è una battuta elettorale, non è il panettone a tutti a Natale, è semplicemente una politica finalizzata a garantire un diritto alla mobilità che per troppo tempo è stato trascurato. Sono convinto che gli abruzzesi sapranno ben apprezzare l'utilizzo di risorse, peraltro modeste rispetto all'ammontare del bilancio regionale, per assicurare questo diritto a tutti. Pepe, oggi un evento importante che ha risvegliato tutta la zona della Val Vibrata è l'arrivo del presidente del Partito Democratico Bonaccini qui ad Alba Adriatica. Un intervento particolarmente riflessivo, direi, perché insomma ci ha parlato del buon governo dell'Emilia Romagna, che potrebbe in un certo senso essere, se vogliamo, anche esportato in Abruzzo. Assolutamente sì, un esempio di buon governo da tanto tempo, l'Emilia Romagna guidata sempre dal Partito Democratico, in questo periodo
ovviamente dal presidente Bonaccini, che è anche presidente nazionale del nostro partito. Per noi è stato un onore ospitarlo in Abruzzo, in Val Vibrata in particolare, oggi domenica in un orario particolarissimo, appena pranzo, ma tanti cittadini della Val Vibrata hanno voluto ascoltarlo e salutarlo per l'esempio di buon governo che ci ha dato in questi anni. Trasporto gratuito, ci ha detto D'Amico, si può fare davvero? Assolutamente sì, lui lo dice da tempo, ha anche lavorato tanto in questo periodo, tant'è che ha realizzato TUA, la fusione delle aziende di trasporto abruzzese, un esempio concreto. Le aziende precedenti erano sull'orlo del fallimento e quindi D'Amico ha dato dimostrazione di essere capace sul campo, oltre che a livello accademico. E per la sanità abruzzese che cosa si può fare per migliorarla? È evidente che dopo la fase di commissariamento, che ha pagato prima Chiodi e poi D'Alfonso, con Marsilio c'è stato il superamento del commissariamento, ma siamo scesi davvero a livelli bassissimi di prestazioni sanitarie, così come le liste d'attesa, così come la lunga e difficile migrazione di tanti abruzzesi che vanno fuori regione per curarsi. Davvero un grande fallimento. Io penso che l'assessore Verì non doveva dimettersi dalla Lega, ma dimettersi da assessore alla sanità.